Avevo voglia di fare qualcosa per me stessa, per sentirmi bene, per sentirmi viva, forte, non lo so, tutte queste cose, no? E quindi mi ero iscritta ad un corso di nuoto che c'era 2 volte alla settimana. E quindi io a settembre avevo iniziato. È stata una decisione fantastica perché non ho avuto alcun tipo di dolore, mal di schiena, sciatica, cosa che può succedere ad alcune donne in gravidanza. Ma io assolutamente niente di niente. Mi sentivo proprio forte, mi sentivo in forma e accoglievo i cambiamenti del mio corpo con gioia, perché comunque mi sentivo forte e mi sentivo sicura di me stessa. Poi, per dire, probabilmente l'unione del corso di nuoto alla gravidanza, che la gravidanza in una donna vuol dire che il cuore batte più forte, batte più frequentemente, con più frequenza, e si ha una maggiore quantità di sangue nel proprio corpo. Unendo questa cosa al fatto che facevo nuoto, non avevo più cellulite, mi era andata via la cellulite, non avevo nemmeno un filo di cellulite, era meraviglioso. Quindi, cioè, mi sentivo proprio al top della forma. E poi, vabbè, il corpo diventa più grosso, e c'è un altro tipo di cambiamento che avviene nel cervello, nel senso che quello che si chiama baby brain, tendi a dimenticarti le cose, e poi anche a livello fisico hai meno equilibrio, i legamenti del corpo sono più lassi, quindi, cioè, tipo cadevo in maniere stupidissime, ma cioè non cadevo spettasciandomi per si sarà fatta male, no, cioè semplicemente sono scivolata, ho appoggiato male il piede e magari mi sbucciavo un ginocchio e niente, perché comunque sia, erano, come dire, scivolate a rallentatore, no? Delle cose assurde. Comunque, vabbè, e diciamo che dunque il lato negativo professionalità, no? Però, cioè, anche quello durante una gravidanza, l'emotività va alle stelle, no? Perché, cioè, gli ormoni fanno
stare a casa per il parto. E ho detto, sì, va bene, diciamo che hai cercato di, cioè, l'ho pensato, ho pensato, ti sei un po' salvato, hai cercato un po' di salvarti, però, insomma, il pensiero del... E comunque sia, al lavoro, come sapete, io sono architetto libero professionista, ho cercato di lavorare più a lungo che ho potuto e c'era una consegna molto molto importante che in teoria doveva essere un mese prima del mio parto, della mia data prevista. La mia data prevista era il 22 luglio del 2012 e quindi già io ho lavorato ovviamente a questo progetto finché ho potuto, però la scadenza continuava a essere prorogata, no? No, in realtà doveva essere 2 mesi prima del mio parto e poi man mano che ci avvicinavamo alla scadenza veniva prorogata, no? Una settimana dopo, no, facciamo altre 2 settimane dopo. E io ero lì che pensavo, sì, però io ad un certo punto starò a casa, no? E niente, ho lavorato fino a 6 giorni prima del parto e bella grazia che ho questi 6 giorni in cui preparare le varie cose, la valigia del parto, eccetera. Avere una gravidanza da novembre fino a luglio è tutto sommato bello perché diciamo che con il caldo si può tenere la pancia scoperta. Io non sapevo della possibilità macchiare la pelle, che il sole macchiasse la pelle in gravidanza, non lo sapevo, ma non mi è successo. Anche la linea nigra, che è quella linea più scura che si forma man mano che la pancia si espande, si forma una linea scura che separa gli addominali al centro e che prende anche l'ombelico, no? Da me era appena 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 pallida, quindi già proprio io facevo le cose un po' così. Ho fatto il mio corso preparto, sono anche andata al mare perché avevo bisogno di staccare. Ho fatto una settimana di mare con i miei genitori perché il mio compagno non poteva prendersi vacanze. E diciamo che la settimana di vacanza è stata necessaria perché io abito in una zona in cui il terremoto del maggio 2012 si è sentito e mi aveva messo un'ansia, un'agitazione addosso che non vi dico. E quindi i miei genitori hanno prenotato così velocissimamente al mare e mi hanno portata per aiutarmi un attimo a staccare la testa, a stare lontana fisicamente dai posti in cui continuavano ad esserci scosse sismiche di assestamento. E infine arriva il giorno del parto. Allora dovete sapere che io non ho avuto alcun tipo di contrazione preparatoria, o almeno se ce le avevo non erano assolutamente dolorose, non le ho mai sentite con la mia prima gravidanza, con la mia bimba. E proprio non ho mai sentito una contrazione prima di quelle del giorno in cui ho partorito, mentre altre donne hanno altre esperienze, no? E ho partorito 2 giorni in ritardo, il 24 di luglio del 2012, e io non ne potevo più, non ne potevo più, perché è vero che sono stata bene in gravidanza, ma vi giuro, non ne potevo più di questa pancia, dell'essere ingombrante, del far fatica a chinarsi e del comunque un minimo gonfiore agli arti inferiori c'era, nonostante non avessi cellulite, eccetera. E quindi già la circolazione fosse buona, però un minimo, cioè un po' ci si gonfiano, non ne potevo proprio più. E poi tutti quanti che telefonavano o mandavano
Mi ricordo che proprio lei si divertiva a puntare i suoi piedi sotto le mie costole e poi dopo spostava i piedi spostandomi le costole e faceva male, cavolo, faceva male. E quindi cioè, le ultime settimane di gravidanza, veramente volevo soltanto che questo essere uscisse, che Alien uscisse dalla mia pancia. Si sta muovendo qualcosa. Ricordatevi che, essendoci stato il terremoto dalle mie parti, gli ospedali non erano propriamente a posto. E per fortuna io ho partorito a luglio, perché chi ha partorito a inizio giugno, così, ha dovuto partorire nei tendoni fuori dall'ospedale. Io invece ero semplicemente in un altro stato riorganizzato a ostetricia e ginecologia, a sala parto, anche se erano delle salette normalissime e delle salette degli ambulatori normalissimi. E quindi questa era la situazione. In più, gli spazi non erano quelli attrezzati effettivamente, erano stati spazio. Forse quel giorno in cui ho partorito io era un giorno di gran pienone. Quindi ho iniziato con le mie contrazioni a casa e vi assicuro, erano regolari ogni 10 minuti, cioè dalla prima che ho sentito, regolari ogni 10 minuti. Alla terza contrazione mi si sono rotte le acque, che ero a letto ancora, perché ho pensato, vabbè, insomma, sono le contrazioni, iniziano. Intanto sto qua tranquilla finché non mi fanno male. Alla terza mi si sono rotte le acque, quindi mi sono dovuta tirare su dal letto. Tanto erano già alcune notti che avevo messo la traversa assorbente sotto per, appunto, in previsione di rompere le acque a letto per non sporcare il letto. Comunque mi sono dovuta alzare. Mi sono fatta la doccia e allora ho iniziato poi a camminare per casa. E le contrazioni da 10 minuti sono passate molto velocemente a 7 minuti. Allora il mio compagno ha chiamato in ospedale dicendo: possiamo venire? E in ospedale: no, 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 no. È la prima gravidanza. Potrebbe ancora interrompersi, potrebbero rallentare le contrazioni, potrebbero volerci ancora altre ore. Richiamateci quando le contrazioni, se considerate che dopo vi dico a che ora sono partita per andare in ospedale. Ricordatevi, prima contrazione alle 5:36 del mattino. E ad un certo punto ho detto: vabbè, io vado sotto la doccia perché l'acqua calda diretta sul fondoschiena o sulla pancia aiuta a sopportare il dolore. Allora ero lì sotto la doccia che il mio compagno mi misurava le contrazioni quando gli
sensazione perché quella prima mi aveva fatto male, perché le contrazioni fanno male, cioè il corpo è pensato per sopportare questo dolore, ovviamente, però quella dopo, zero, e io ho detto io devo spingere, il mio compagno mi ha detto ma noi non chiamiamo più l'ospedale, noi andiamo adesso. I sandali me li sono messa, ma tenendoli aperti. Poi siamo andati giù in macchina, lui aveva già caricato la valigia e tutto quanto. Siamo andati in ospedale, io per fortuna abito a 2 minuti di distanza dall'ospedale. A quell'ora non c'era nessuno. Siamo partiti di casa, che erano le 8:29, e siamo arrivati dentro in ospedale alle 8:31. Poi il tempo di arrivare in reparto, ho suonato e niente, mi hanno fatto entrare in reparto e ho detto io devo spingere, e loro tranquille, no tranquilla, adesso facciamo la visita perché bisogna vedere se sei completamente dilatata. E allora niente, mi hanno fatto accomodare in una stanteria, c'è stata l'ostetrica principale che ha guardato, appena ha guardato, fa sì, sei pronta. Così, giusto per dire. E l'orario di ingresso in astanteria erano le 8:35 e la mia bimba è nata alle 8:56. 8:56 vuol dire che anche la placenta era uscita. Perché praticamente mi hanno attorno alla vita, intorno alla pancia, in modo da non far vedere che attraversavo il corridoio mezza nuda. Mi hanno fatto accomodare in questa stanzina e intanto che la preparavano velocemente, perché era stata vuotata da poco da un'altra partoriente, e quindi niente, praticamente io sono entrata, ho visto lo scalpello svedese, che è quello scalpello che sembra come una seduta da water, però la ciambella non è completa, davanti ha una parte mancante che aiuta, aiuta le ostetriche, la partoriente, eccetera. Ed è, cioè, io l'ho visto e ho detto basta, io mi ci siedo sopra, non mi voglio più muovere. E allora c'è stata l'ostetrica che ha preparato tutti quanti lì sotto di me, davanti a me, e niente, 2 contrazioni. Esiste sempre. E quindi per me, che sono una torbigliona, avere una figlia che ti passa la notte sveglia a guardarti è stato un po' difficile, però ce l'abbiamo fatta. Comunque, fast forward di qualche anno, saltiamo la gravidanza andata male e partiamo da gennaio 2016, quando ero a casa dal lavoro, perché purtroppo il posto di lavoro dove ero già prima non aveva più abbastanza lavoro da anche per me, e quindi da un
bambino sarà già nato. Quindi, ed è stata una gran furbata. Io consiglio a chi vuole avere una gravidanza, non dite quando è il vostro termine, perché sennò avrete tutti gli amici e anche i conoscenti e i conoscenti dei conoscenti che vi chiederanno: allora è nato? No. Immaginare che giorno ho partorito. E quindi niente, arriva la notte tra la sera, domenica sera alle 19 più o meno, inizio a sentire contrazioni, questa volta tutte di schiena, che vi assicuro le contrazioni di pancia sono molto sopportabili, cioè sono una passeggiata. Contrazioni di schiena fanno un male cane, molto più male di quelle di pancia. E comunque sia, il corpo è fatto per questo, diciamo, è fatto per sopportare questo dolore. E considerate che io non ho voluto fare epidurale, non ho neanche fatto le analisi per sapere se potevo farla, perché io ho paura degli aghi. E infatti, cioè, tutte quante le varie, i vari prelievi di sangue durante la gravidanza, c'ero io lì così che davo, mettevo il braccio avanti e poi mi giravo dall'altra parte per non vedere. E quindi, cioè, io non ne volevo proprio sapere di avere un ago infilato nella schiena, no, cioè piuttosto soffro, ma io l'ago nella schiena non lo volevo. E ho avuto anche fortuna ad avere due parti piuttosto veloci, perché sennò, se fosse stato come mia cognata che ce li ha avuti di 22-24 ore, probabilmente mi sparavo. Comunque, quindi verso le 7-7:30 rompo le acque, perché ho le prime contrazioni, anzi sì, anche lì con la prima contrazione rompo le acque. E vabbè, andava così. E quindi
Io sto arrivando, ma con calma, facciamo le cose con calma. E quindi ho avvisato i miei genitori che avrei partorito durante la notte, quindi di tenersi pronti alla chiamata per venire a casa mia e stare con mia figlia. Perché se avessi partorito di giorno, la bimba sarebbe stata a scuola, la sarebbero andati a prendere loro a scuola. Stessa e lo fai uscire e quindi l'ho fatto nascere con una contrazione, cioè proprio uscito e niente, quindi è andato tutto quanto molto bene.
me non piace vedere il mio corpo che cambia, e quindi sarò forse un po' egoista.